c'ero il primo grande direttore di Rai 4. Fondata esattamente nel 2008 e l'ho inaugurata il 14 luglio, giorno della Rivoluzione francese. L'ho scelto il giorno apposta, e la cosa interessante è alle ore 21 del 14 luglio 2008. Com'è nata l'idea di dare, innanzitutto di far nascere, di creare la rete, ma poi di darle quell'impronta caratteristica che poi ancora oggi continua ad essere un trend per Rai 4? Molto semplice, volevo fare una rete che non avesse nessuna memoria storica della Rai, ma fosse in qualche modo una rete che praticasse completamente il nuovo, quello che la Rai non aveva mai praticato. Quindi in qualche modo niente memoria storica, niente ricordi, nostalgia, ma l'avevo declinata subito in due elementi molto importanti. Uno era il cyberpunk, cioè tutte le serie in qualche modo di sci-fi, fantascienza, è il primo elemento importante, e in qualche modo è stata anche Rete 4, Rai 4 è stata, bisogna riconoscerlo, ha preceduto Sky Atlantic. E seconda cosa, cercare le serie in qualche modo che erano allora chiamate Quality TV, che oggi si chiama Complex TV. Le serie infatti ho inaugurato con Breaking Bad, ho inaugurato Mad Men, eccetera. Quindi chiaramente insomma, ho iniziato dando questa impostazione molto forte e accompagnata naturalmente da una programmazione cinematografica totalmente laterale rispetto alla programmazione cinematografica della Rai tradizionale, quindi film di genere, film nuovi e soprattutto una cosa molto importante, film in qualche modo che si rifacessero al modello anche del videogioco. Quindi insomma, in poche parole, ho già citato tre cose: serialità, in qualche modo quality d'autore, animazione giapponese, insomma, e soprattutto l'altra cosa, fare una rete in qualche modo di prodotti nuovi, in qualche modo che fosse free, che fosse in qualche modo non legate in qualche modo a quei, e fosse la risposta anche a Sky, anche a Cotolte che interessava molto. Quindi come lavorate in quella direzione lì, con un ottimo successo, perché l'ho lasciato al 2%, l'ho lasciato esattamente il 5 agosto 2013. Da allora fino adesso cosa ha fatto Carlo Pincello? Ho fatto parecchie cose, cioè, ho fatto parecchie, spero di farne ancora altre. Mi sento giovane come Rete 4, come Rai 4, giovane come Rai 4, allo stesso livello. C'è un programma che vorrebbe realizzare e che ancora... Se lo voglio fare non lo dico, perché sennò me lo copiano subito, già mi copiano parecchie cose. Comunque c'è. Sì, c'è. Sarebbe un programma per quale rete generalista? No, dipende da quale rete vado a lavorare, cioè tre, non vado più a lavorare per la rete, ma secondo la rete immaginerei un programma che è in qualche modo declinabile per questa rete lì. Noi la vediamo ospite di molti talk show negli ultimi tempi, anche talk show politici, sì. Ma quando la rivedremo proprio calato nella realtà televisiva? Ma non dipende mica da me, sono mica io che decido, credo che mai più, però lo sa, speriamo bene.